Brevissimo, ringrazio la disponibilità dell'opposizione nel votare questo ordine del giorno e non c'è insomma volontà di fare attività insomma conflittuale, ma di portare a casa un provvedimento per i cittadini e comunico che proprio in virtù anche delle osservazioni fatte, ovviamente noi dichiaro insomma il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo ordine del giorno. È stato presentato in realtà un emendamento sul tema degli open data, che però è un emendamento quadro, se possiamo così dire, diverso ovviamente da questo aspetto, ma che riguarda appunto il portale open data e la possibilità di pubblicare il più numero e categorie di dati possibile. Ovviamente non è che i dati cambiano, si evolvono, modificano, si incrementano, quindi si tratta comunque di categorie di dati che magari nel corso degli anni potrebbero anche aumentare, quindi inserirlo in un regolamento poteva diventare anche estremamente forzato. Invece abbiamo inserito una norma che consente diciamo la loro pubblicazione, rafforza questo tipo di strumento. E quindi poi in un ordine del giorno diamo comunque un indirizzo politico per dire alla Giunta, all'assessorato, iniziate da questo punto. Ma è ovvio che l'impegno, e anche nell'emendamento che poi magari dopo discuteremo, si parla appunto del più ampio numero e collezione e categorie di dati, quindi va proprio nella direzione in cui abbiamo detto. Grazie.